Amici di Total Photoshop, benvenuti a questa nuova puntata di WordPress. Io sono Andrea e quest'oggi vi parlerò di briciole di pane. Sembra una cosa stranissima, ma in inglese è tradotto con breadcrumbs e forse è una cosa che avete sentito in altri casi. È un aiuto che si dà al nostro utente per non perdersi all'interno del nostro sito durante la navigazione. Ovvero un sito che ha probabilmente anni di storia alle spalle o comunque che è aggiornato molto di frequente con tanti contenuti, con tante aree, ok, al suo interno, può far sì che l'utente si senta perso. Sto leggendo un contenuto ma non so esattamente a quale categoria fa parte e come ci sono arrivato, ok? Quindi per non dare questo senso, ok, di smarrimento all'utente, spesso si inserisce questo menu, perché in fin dei conti è un menu, ok, che ci dà proprio il tragitto che è stato fatto per arrivare al contenuto che stiamo leggendo. Probabilmente l'avete visto in molti siti ma non ci avete fatto particolare caso. È comunque un bel servizio aggiunto per il nostro utente e lo andiamo a implementare anche in MTB Just for Riders. Siamo in home page, ci apriamo un singolo articolo e quello che vorremmo fare è proprio averlo qui in alto, perché di solito lo si mette addirittura prima del titolo, ok? Perché è una navigazione, sei qui, sei arrivato da questa seguendo questo tragitto, dopodiché abbiamo il contenuto. Il plugin si chiama, guardate, qui sono già nell'elenco di plugin Yoast Breadcrumbs, ok? Lo attiviamo. Quindi lo trovate, cercate tranquillamente il nome nella ricerca dei plugin, lo troverete come primo risultato. All'interno di impostazioni ci si aggiunge un menu che si chiama Breadcrumbs, appunto, ok? Lo selezioniamo perché questo è un plugin per un'implementazione piuttosto semplice, ma che è fatto, direi bene, ci dà qualche opzione in più, ok? Noi adesso l'abbiamo aggiunto, vi faccio notare, apriamo di nuovo la pagina dei plugin, che per implementarlo all'interno della nostra pagina dovremo inserire una stringa di codice. Questa cosa la possiamo vedere e dalla descrizione del plugin prima di scaricarlo, cosa che però io avevo già fatto, oppure dalla pagina dello sviluppatore, la pagina del plugin stesso. Andiamo a vedere in Yoast Breadcrumbs, vado a cliccare su, eccolo qua, visita la home del plugin, la vado ad aprire in un altro tab, eccolo qua, e vedete che ci viene detto che per inserirlo, download il plugin, unzip, enable plugin, bla bla bla, e questo è il codice che ci serve per andare a implementarlo. Quindi possiamo cliccare qui e poi andare a selezionare il nostro codice, va bene? Quindi chiudiamo questa pagina e andiamo a prelevare quale file dal nostro elenco di file. Beh, noi ovviamente vogliamo inserirlo. Andiamo a far visualizzare i file, eccoli qua. Vogliamo inserirlo nella pagina del post singolo, quindi non sarà altro che il nostro single.php. Quindi, eccolo qua, siamo in MTB, ci colleghiamo al nostro spazio web, elenco dei file, andiamo in WP Content, Temps, vi ricordate che dobbiamo scegliere quello che abbiamo in uso, il nostro è MTB, un child theme di Mainpook. Andiamo a prenderci il single.php, eccolo qua. Ora abbiamo il codice a disposizione ed è qui che dovremo implementare appunto quello che avete appena visto. Visualizzazione solo codice, ok. E io in questa pagina, appena dopo l'header in alto, voglio inserire il codice che vedete io ho già preparato. Tolgo il commento e vedete che è un richiamo proprio a Yoast Breadcrumbs. Vedete che si apre un P, quindi paragrafo, ID, ha un suo ID, quindi noi avremo modo anche di agganciare questo tag HTML per aggiungere o modificare dello stile, ovviamente, quindi dare l'aspetto che più ci piace per il nostro sito. Fatto questo, salviamo, upload del tutto, torniamo da questa parte e andiamo a vedere prima di tutto un'anteprima di quello che abbiamo fatto. Quindi aggiorniamo la nostra pagina e vedete You are home bikes, grande evento di MTB. Quindi questo è quello che è il concetto dell'aggiungere una traccia, le cosiddette briciole di pane. Dalla home abbiamo praticamente categoria bikes, ok, e grande evento di MTB.
L'aspetto può essere modificato prima di tutto, prima di andare a mettere mano al codice, modificare CSS eccetera, vediamo quali sono le opzioni che possono essere date dal plugin che abbiamo installato. E come vi ho fatto vedere poc'anzi, abbiamo proprio una pagina di impostazioni che andiamo a vedere velocemente. Quindi vedete che il separatore breadcrumbs, cosa vuol dire? Separatore, eccolo qua, tra un elemento e l'altro, ok? Dopodiché abbiamo il anchor text for home page, si chiama home, possiamo cambiare il nome, per il blog, questo you are here può piacere o meno, ok? Il nostro è un sito solo in italiano, ti trovi qui, una cosa del genere, ma possiamo anche decidere di non scrivere niente, per esempio. Questo qua, queste voci possono essere tradotte, ok? Quindi se ci troviamo in una pagina d'archivio, attenzione che il codice ora l'abbiamo implementato solo in single.php, ma possiamo andare ad aggiungerlo nella pagina d'archivio, quindi archivio.php oppure category.php, i vari file di categoria che abbiamo creato. Quindi questa è un'opzione, una scelta che spetta a voi, ma il codice da aggiungere ovviamente è il medesimo. Da questa parte vedete show category in post breadcrumbs, cioè una scelta, possiamo anche scegliere di non far vedere le categorie, quindi togliere il flag a questa opzione. Parent page per il blog post, anche questo è interessante, ovvero siamo in una pagina, ma se è legata, praticamente è figlia di una pagina parent page appunto, possiamo mostrare da quale pagina dipende. Quindi diverse opzioni, come possiamo vedere, modifichiamo quello che più pensiamo sia dato al nostro sito, salviamo le impostazioni, torniamo da questa parte, aggiorniamo e avremo ovviamente le modifiche che abbiamo apportato. Vedete che è sparita praticamente la voce che c'era ti trovi qui, ok, o comunque in inglese. Una cosa che possiamo vedere da subito, che non abbiamo questo margine che c'è sotto, ma qui probabilmente sarà sufficiente andare a spostare il codice. Vedete che io tutto il mio articolo si trova all'interno di post single, ok, vedete, e ha delle caratteristiche praticamente di margine o di padding. Vedo un padding da 20 pixel lì a destra, ok? Noi ovviamente dovremo portare questo codice di 20-25 pixel, adesso non ho visto qual era il totale perché c'era anche del padding in un elemento esterno, un po' più internamente per averlo praticamente allo stesso punto. Attenzione che di mettere il codice esattamente dove serve, ok, non farlo ripetere. Per esempio, se siamo nella pagina del single PHP va bene, siamo già all'interno del loop e va bene che si mostri così. Se siamo in home page, attenzione di non mettere, o in una pagina di categoria, di non mettere questo codice all'interno del loop, in modo che ogni singolo articolo di un singolo elemento di un archivio mostri praticamente questo menu, ok, questo percorso, perché ovviamente non avrebbe senso. Lo avremo una sola volta per ogni pagina. Quindi abbiamo detto è in post single, proviamo ad andare a spostarlo lì, quindi taglio il mio codice, eccolo qua, lo taglio, facciamo un po' di ordine e qui si chiama pad middle single content post group post single. Proviamo a metterlo qui all'interno e vediamo se questa è già l'opzione ottimale. Salviamo, praticamente aggiorniamo, scusate, la nostra pagina ed eccolo qua. Mancherebbe ancora un po' di margine, ovviamente, quindi l'abbiamo in un elemento ancora più in basso, ma potremmo anche decidere di assegnarlo direttamente all'elemento che abbiamo appena aggiunto, proprio perché l'abbiamo visto un attimo fa, breadcrumbs ha un suo ID a cui ovviamente potremo dare, per esempio, un margin left 2 punti 10 pixel e vedete che si sposta. Andiamo a dargli un 20, eccolo qua in linea. Quindi questo è solo stile, lo potrete decidere voi, perfezionate la cosa per quello che sono le vostre esigenze del vostro sito, del vostro blog. Anche per oggi abbiamo concluso, se avete domande mi trovate sui social network, ilghier_tp su Twitter, sulla pagina fan di Total Photoshop su Facebook, cercatemi lì, o attraverso mail e commenti a disposizione. E con WordPress ci vediamo alla prossima puntata.